Buongiorno, siamo ad Aschi. Oggi è un'escursione molto particolare, vero Alex? Sì, oggi visiteremo i luoghi dell'abbandono, il paese fantasma. Sperone. Aria frizzantina questa mattina, siamo più o meno a 4-5 gradi. Hai visto? Questo è proprio via Sperone. Bello fresco, però è gradevole. Sono circa 5 km per arrivare alla torre di Sperone. La triste storia di questo paese purtroppo è legata dal terribile terremoto del 1915, il terremoto della Marsica, un terremoto nell'undicesimo grado della scala Mercalli, uno dei terremoti più devastanti che l'Italia può ricordare. Se ricordo bene, Avezzano, che allora faceva circa 13.000 abitanti, praticamente fu rasa al suolo e morirono, penso, circa 10.500 persone, oltre 30.000 i morti nel circondario. Il primo simbolo del paese di Sperone che ci si presenta davanti è proprio la torre di Sperone Vecchio. Adesso ci addentreremo in mezzo al paese abbandonato di Sperone Vecchio e poi passeremo dall'altro lato dove, dopo il terremoto, hanno provato a ricostruire la parte nuova. Passare in mezzo a queste rudere è una sensazione davvero molto angosciante. Pensate che ormai sono passati 100 anni circa dal terremoto. Era il 1915. Qui c'è un bel camino. Immaginate le persone che vivevano qui e il tetto crollato ormai fradicio. Questa è la canna fumaria di un camino vista da fuori. Con tanta attenzione proverò un po' ad entrare, o almeno perlomeno solo ad affacciarmi. Ecco, questo è il camino dalla parte interna. Deve essere una sorta di... forse mettevano il grano, il mangime per gli animali, secondo me. Qua è tutto molto in bilico. Il soffitto a cielo di carrozza, che ha resistito nonostante tutto. Resiste ancora. Sì. Usciamo. Sì, sì. Qui c'è un vecchio letto a rete. Questa è la piana del Fucino, quella è Telespazio e questa è una parte del paese che non siamo riusciti a raggiungere. Quella in lontananza dove stiamo andando è la parte nuova che è stata ricostruita dopo il terremoto, ma durò poco anche lì.
essendo questa una zona molto isolata, gli abitanti abbandonarono anche queste case. Questa è una casa con una stanza abbastanza grande per quei tempi. Lì c'è un'altra rete. Questo è quello che resta di una fonte. Purtroppo io devo scendere di qua. Dai, dai. Passare in mezzo agli escrementi delle mucche. Questa chiesa è rimasta abbastanza in buone condizioni. Sembra non esserci un passaggio. Proviamo a passare qui lateralmente. Dai, proviamo. Passa? Non lo so, mo vedo. Dobbiamo. Uno strapiombo di 80 metri. Dobbiamo tornare indietro. O proviamo da questo cancelletto o ci dobbiamo buttare lì in fondo. Però non penso, eh. No, no. Abbiamo trovato questo largo sentiero, dovrebbe essere questo. Ecco qui, dobbiamo scendere per questa via. E arrivare lì. Ed eccomi arrivato a Sperone Nuovo, un borgo che per ironia della sorte, poco dopo, fu anche lui abbandonato.
Davanti a noi c'è Aschi, siamo quasi arrivati. Se questo tipo di contenuto può essere di vostro gradimento, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E noi ci vediamo alla prossima.